Siamo in Montenegro, a Podgorica, e mi chiamo Omar di Santo, sono uno chef. E entreremo in questo splendido mercato, fornitissimo, cercando di trovare qualche prodotto per realizzare qualche piatto all'italiana, diciamo, un modo nostro di lavorare il prodotto. Entriamo. Qui abbiamo subito il banco della carne, come vedo andiamo a scegliere subito una proteina in modo tale che possiamo creare una base per il nostro menù. Qui abbiamo il banco della carne, abbiamo il pane, questo è manzo, andremo a scegliere un pezzo magro come questo qui, sì. Lo taglieremo sottile sottile e faremo degli straccetti di manzo, prenderemo una verdurina, un pesto, un'insalatina. Perfetto. Facciamo mezzo chilo. Qui è molto fornito, hanno tutto, il maiale, l'agnello, vedo anche il pollo, anche di terzo interiore. Sì, avevo anche un filone di pan, se possibile. Ok, adesso abbiamo il pane e dobbiamo trovare i pomodori. Andiamo nel banco della verdura. Seguimi. Belli maturi, rossi a grappolo, questi ci serviranno per fare la nostra panzanella, un antipastino che accompagneremo al nostro manzo che abbiamo comprato prima. Il manzo lo faremo a straccetti molto fini e battuti con un pestino di rucola, e dopo troveremo anche la rucola. Vi aspetto in cucina, adesso ho tutto con una piccola sorpresa. Grazie. Ciao a tutti, bentrovati, sono Omar di Santo e come avevo promesso al mercato ci ritroviamo qui oggi per scoprire quali potrebbero essere le nostre preparazioni di cucina italiana e con i vostri meravigliosi ingredienti che troviamo qui in Montenegro a Podgorica. Oggi con me c'è Dušan che è il cuoco dell'ambasciatore italiano in Montenegro. E per ogni piatto, per ogni preparazione verrà ad accompagnarci un ragazzo della scuola alberghiera di Podgorica. Per questa puntata le preparazioni che andremo ad affrontare sono due: la panzanella di pomodori, che sarebbe una preparazione tipica laziale e romana in particolare, è un piccolo antipastino che si fa con il pane raffermo e il pane del giorno prima, dei pomodori freschi. E poi andremo a condire con del sedano, della cipolla fresca anche quella e un pochino di rughetta, andremo a fare un'insalatina. Per dopo avremo il manzo
il manzo che faremo, questo manzo fantastico con degli straccetti che andremo a saltare in padella e li abbineremo ad un pestino di rucola e noci brasiliane che prepareremo dopo a base di parmigiano e pecorino, i nostri due formaggi. Iniziamo con la preparazione. Qui abbiamo un'acqua a bollore che dobbiamo salare. Nel frattempo, Dujan, per favore mi incidi i pomodori così, in questa maniera. Intanto saliamo. Sì, ok. Fanne tre, vanno benissimo. Ok, nel frattempo Danilo mi aiuterà e gratteremo il parmigiano e il pecorino. Ok, allora prendiamo questo nostro attrezzino. Questo adesso non ci serve. Vai con la grattugia e grattiamo un po' di parmigiano e un po' di pecorino. Quello che ne ricavi lo mettiamo qui all'interno di questa ciotolina. Per la lama usa questo qui, guarda. Ok, gratta così e poi lo mettiamo qui dentro. Facciamo metà e metà. Perfetto. Abbiamo messo i nostri pomodori che abbiamo inciso precedentemente. Questo ci servirà per l'operazione di rimozione della pelle e quello che a noi serve, eliminare la pelle e poi all'interno i semi che ne derivano. Ok, i pomodori stanno andando, alziamo il fuoco. Perfetto. Il parmigiano l'abbiamo grattato, ok, basta così. Questo è il pecorino, vai con il parmigiano. Facciamo un mix di questi due formaggi, sono tutti e due saporiti e stagionati. Il pecorino è un pochino più sapido come tipo di formaggio, mentre il parmigiano è un pochino più dolce. Ha comunque quel gusto umami che è derivato dalla stagionatura e è quello che ci interessa per la nostra preparazione. Benissimo, come lui ha finito con il grattare i formaggi, tu ti tagli il pane e lo mettiamo a mollo qui dentro, ok? Okay? Sì. Perfetto. Ok. Bene, pomodori. Vediamo i pomodori che stanno andando. No, lasciamoli un altro pochino, poco poco. Ok. Il nostro mix di formaggi è pronto. Qui diamo una pulita. Perfetto. Vai e buttalo tutto dentro al secchio. Poi abbiamo il pane. Vai, perfetto. Adesso andiamo a tagliare delle fette di pane. Si può usare benissimo il pane del giorno prima, che si è un po' indurito e non possiamo più utilizzarlo per mangiarlo fresco. Questo è anche un modo per risparmiare e usare degli ingredienti poveri, tra virgolette, che però danno poi vita ad un antipasto veramente interessante. Ok, vieni così. Intanto andiamo di nuovo a controllare i pomodori. Ok, pomodori ci siamo. Quello che facciamo adesso con i nostri pomodori è toglierli dall'acqua. Come vediamo che qui la pelle si rimuoverà da sola. L'importante adesso è creare uno shock termico in modo tale che freddandosi il pomodoro non continua a cuocere la polpa all'interno. Eccoci qui. Acqua fredda, li lasciamo a mollo per qualche secondo in modo tale che si freddano. Qui nel frattempo abbiamo messo il pane e l'abbiamo messo a mollo nell'acqua. Possiamo anche aromatizzare quest'acqua, potrebbe essere anche un brodo vegetale che abbiamo preparato in precedenza e poi freddato, ma in questo caso va bene anche solo della semplice acqua. Ecco qui. Nel frattempo Dujan sta spellando il pomodoro. Perfetto. Ti faccio vedere una cosa. Mettiamo qui e poi li prepareremo sul tagliere. Li tagliamo in questo modo. È importante usare un coltello seghettato, altrimenti l'acidità del pomodoro rovinerebbe la lama di un coltello liscio come questo. Perciò è sempre importante usare il coltello seghettato. Andiamo a creare i nostri spicchi in questo modo. Incidiamo e togliamo i semi con l'acqua di vegetazione all'interno. In questo modo. Abbiamo il nostro petalo di pomodoro,
la polpa, che è quello che ci servirà. Questo lo eliminiamo. In questo modo noi prepareremo dei piccoli cubettini, una dadolata, eccola, i pomodorini che poi serviranno per condire la nostra panzanella. Va bene? Facciamo due, vanno benissimo. Ok, con l'acqua a bollore abbiamo finito, la togliamo. Ora, mentre Dušan prepara i nostri cubettini, vieni, vieni, fai prima questi qui. Ok, buttare? Sì, quello lo mettiamo lì. Il pane abbiamo fatto. Adesso tu mi tagli un pochino di cipollotto, ok? Cipollotto fresco. Questo è molto profumato e molto più leggero rispetto a una cipolla tradizionale. È importante anche usare la parte verde, tanti la buttano, invece è importante usarla perché è molto profumata e più delicata in assoluto. Leviamo il germoglietto e andiamo a fare una piccola julienne, ok? Ci pensi tu? Perfetto. Allora, il pane si è ammollato, ha preso tutta l'acqua. Adesso noi quello che dobbiamo fare, importante l'operazione, eccola, è strizzare, eliminare l'acqua in eccesso. In questo modo il pane si sfalderà e avremo una sorta di poltiglia che poi condita creerà il nostro piatto. Strizziamo l'acqua in eccesso e poi la sfaldiamo letteralmente con le mani, il pane, in questo modo. Ripeto l'operazione con altre due fette. Dušan ha preparato i cubettoni. Ecco qui. Ecco, molto semplice, con le mani. Questa è una preparazione molto antica, è uno dei piatti più poveri della tradizione romana, la tradizione del macello, del quinto quarto, di una cucina povera che era una cucina del popolo, diciamo. Adesso si sta ritornando ad assaporare quelli che sono poi i sapori e i profumi, quelli di una volta, che creano ricordi e che fanno bene al cuore anche, no? Ecco qui, abbiamo il nostro pane, in questo caso va bene. Scusa, come quantità. Cipolla va benissimo. Li facciamo. Ok, così va bene. Andiamo avanti. Allora, adesso inseriamo per primo la cipolla qui dentro. Vieni. Nella ciotola dove andremo a condire il tutto. Allora, tu intanto Lucia mi fai questo e questo e poi basta. Ok. Ok? Sì, va bene. Il pane abbiamo finito. Ok. Allora, andiamo adesso a comporre il tutto. Bravo, mescola Danilo con il cucchiaio e poi incorporiamo subito i pomodori adesso. In questo adesso? Modo. Sì, sì. Andiamo subito con i pomodori, olio, sale, pepe e base di due aceti che abbiamo in questo caso. Abbiamo l'aceto di vino bianco o anche di vino rosso, va benissimo, che è molto aspro e forte, e lo andremo a abbinare ad un aceto balsamico che invece a differenza è dolce e ci dà un contrasto, ci dà la parte acida ma ci dà anche una parte dolce che va insieme ai pomodori. Ok, quantità in pari, perciò abbiamo un cucchiaio di aceto bianco, un cucchiaio di aceto balsamico, perfetto. Poi mi apri il sale per favore, Lucia, questo, o se no prendi quell'altro, quello non si apre. Ecco, pronto. Ok, saliamo. Importante salare bene i pomodori freschi, che altrimenti rimangono insipidi. Abbiamo il pepe, apri pure questo. E poi l'olio extravergine d'oliva. Qualche macinata di pepe.
e condiamo con l'olio extravergine. Ecco qui. Per aromatizzare questa insalata possiamo servirla con la rughetta, con il basilico, con il prezzemolo riccio, con qualsiasi erba aromatica che poi dia un carattere alla nostra base. Ecco, quello che facciamo noi adesso è amalgamare tutti gli ingredienti in modo tale che si formi la nostra crema. C'è un'altra preparazione in Italia molto simile alla panzanella, che è la pappa al pomodoro. La pappa al pomodoro ha, diciamo, la stessa base di ingredienti, l'unica differenza è che il tutto poi viene cotto. In questo caso a noi serve usarlo come antipasto, perciò creeremo questa cosa molto fresca che verrà servita come antipasto o anche solo come aperitivo. Adesso prendiamo un pochino di rughetta, scolala, attenzione sotto. Questo lo togliamo. Ne metti un pochino, la strizzi e la metti qui sul tagliere. Basta. Sì, ancora. Benissimo. Ok, adesso questa qui la sminuzzi grossolanamente. Ok. Fine. Così va benissimo. Questa è rughetta selvatica, abbiamo trovato al mercato, persino in Italia è difficile da trovare, invece questo è un grandissimo prodotto che sono veramente contento di aver trovato qui. Perfetto. Ora tu da questa parte mi accendi questo fornello. Tu Danilo, sceglimi qualche foglia carina da mettere qui sopra. Dujan, spiegaglielo tu. Cosa, scusa? Qualche foglia carina da mettere sopra il piatto. Non ho capito. Ok, ci penso io. Scegliamo qualche foglia carina. Prendiamo così e facciamo decorazione, ok? Ok. Vai. Ok, abbiamo incorporato anche la rughetta. Vedete che i colori poi alla fine sono quelli dell'Italia, il bianco, il rosso, il verde. E abbiamo richiamato anche la bandiera nazionale. E il nostro antipastino è pronto. Adesso vuoi provare tu? Poi sì. Facciamo queste piccole quenelle? Ne faccio una io? Ok. Adesso in questo modo io creerò con i miei due cucchiai la quenelle. Può essere messo in forma in diversi modi, si può preparare anche solo con un cucchiaio oppure messo su un tortino, creare una sorta di raggiera e facciamo giro. Mettiamo una stella, okay. Un giro, bravo, perfetto, continua tu. Qui abbiamo trovato benissimo, Danilo, va bene così. Ok. Prendiamo, se ce l'abbiamo, un'altra ciotolina, altrimenti facciamo così. Pomodori qui. Questo lo buttiamo nel secchio, per favore. Troppo, sì. Nel secchio. Vai, Dujan, benissimo, belle piene. Ok. Vai, continua. Intanto qui stiamo scaldando una padella che ci servirà per la prossima preparazione. Omar. Sì. Vai, benissimo. Allora, queste sono le nostre foglioline. Diamo una pulita con un pochino di carta. Eccola qui. Ecco, pronto. Ok, abbiamo preparato questo qui. Adesso ci siamo. Diamo un'altra sferzatina di pepe. Che dà profumo al piatto. Poi un altro goccino di olio extravergine di oliva, molto leggero e fresco, particolare d'estate, questa è una preparazione molto apprezzata. Adesso andiamo a sistemare le foglioline sopra. Ok. Come avete visto, veramente semplice, elegante, fresco, estivo. La nostra preparazione è pronta, la prima ricetta. Panzanella al pomodoro. E proseguiamo con la preparazione del secondo piatto. Adesso, Dujan, tu ti metti qui e per favore mi prepari il manzo.
due fette o uno, basta. Sì, facciamo anche tre. Ok. Tre, quattro. Prepariamo un pochino di più. Ecco. Basta. Ok. Quello che stiamo facendo adesso è dare una battuta al manzo cercando di intenerirlo, essendo questo un taglio molto magro. E come vedete è una carne magra, non ha infiltrazioni di grasso e si presta per cotture molto brevi, altrimenti si indurisce e diventerebbe immangiabile, diciamo. Questi sono i nostri straccetti, andremo a farli di questa dimensione, gli diamo prima una battuta e poi creiamo delle piccole losanghe fatte in questa maniera che andremo a saltare in padella con olio extravergine d'oliva. Vai, continua con tu, facciamo altre due, tre. Ok. Nel frattempo noi prepareremo il pesto. Ok. Nel frattempo prepariamo un pesto. Che faremo? Un pesto sempre con la nostra rucola selvatica. Faremo un... metteremo delle nostre noci brasiliane, parmigiano e pecorino, che sono i formaggi che ci hanno... che abbiamo trattato prima con Danilo. Ok, questo va bene, abbiamo fatto. Diciamo che come preparazione per una persona bastano intorno ai 200 grammi di manzo, vanno più che bene, insomma. Ecco. Ok, allora intanto Duciano, fatti aiutare da lui. Okay. Inseriamo dentro, questo facciamo l'operazione in quel sacchettino. Abbiamo un busto? Sì. Prendiamo, ecco. Beh, ottimo. Premo pesto. Allora, questo Quanto? È un piccolo trucco, ecco. Vai, un paio Basta. Di manciate, due. Questo più un'altra. No, no, due manciate. Così. Ah, ok. Questo è un piccolo trucco. Lo mettiamo dentro una busta e dopo lo battiamo. Ok? Ci pensi tu, Danilo? Vai. Ok. Piano piano non devono diventare troppo piccoli, non deve diventare una polvere. Ok, vediamo. Ecco, perfetto. Abbiamo sminuzzato leggermente le nostre noci che andremo a inserire per il nostro pesto. Adesso mettiamoci qui. Vai. Mettiamo le nostre noci. Per fare i pesti l'importante è aggiungere prima come base tutte le parti bianche. Le parti bianche si intendono la frutta secca, può essere sostituita questa noce brasiliana da una mandorla, da una nocciola, da un pinolo o qualsiasi altra frutta secca. Però l'importante è tritare prima bene la frutta e i formaggi, in modo tale che poi quando andremo a frullare anche la rughetta non avremo uno scurimento della clorofilla, diciamo che non perderà il colore e rimarrà sempre verde brillante. Ok, andiamo con i due formaggi che hai grattato tu prima, mettiamo un po' e un po', ok? Perfetto, mischia. E questo farà parte della nostra parte bianca che frulleremo all'inizio. Okay. Basta così, perfetto. Condiamo con un pochino di sale, che poi servirà anche per condire la rughetta dopo. Un pizzico di pepe. Dell'olio extravergine d'oliva. Ecco, iniziamo così con questo tipo di base e iniziamo a frullare il tutto. Ok? Danilo, pensaci tu. Vai. Piano piano. Ok. Quando usiamo un frullatore del genere, che sia un cutter, un'immersione, quello che sia, l'importante è non lavorare sempre oppure e lavorare invece a scatti in questo modo, cercando di non rovinare il nostro composto. Mi prendi un altro cucchiaio per favore lì dentro? Ok, un po' e un po'. Vai. Ok. Luciana, nel frattempo mi scoli un pochino di rucola, la tagliamo a pezzettini e poi la inseriamo dentro il nostro pesto, ok?
Rischialo pure col cucchiaio e poi ricominci. Basta. Molta di più, molta di più. Bene. Vai, vai, continua. Mettiamo in pesto. Mettiamolo in pesto. Questo è un pesto, la base del pesto diciamo che è sempre quella, il formaggio, la frutta secca e la verdura. Quello che possiamo fare è sostituirlo poi col basilico, possiamo usare del dragoncello, della mentuccia o una qualsiasi altra erba aromatica che ci va a creare il nostro pesto. Adesso, prima di iniziare a frullare, aggiungiamo un pochino di olio, perché a questo punto è quasi pronto. Quello che dobbiamo fare è creare una crema omogenea che servirà per condire il nostro manzo. Vai. Bravo, bravissimo. A tratti. Vai, 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 continua. Ok. Nel frattempo che prepariamo il nostro pesto, Dušan adesso da quella parte scalderà la nostra padella. Vai, mettiamo sul fuoco e metteremo un filo di olio extravergine d'oliva. Basta. Benissimo. Adesso inseriamo il manzo. Sentite il rumore giusto del manzo, è questo quando entra in padella. L'importante è che la carne non bollisca, ci vuole prima già dall'inizio uno shock termico e la carne deve essere sigillata nei lati in modo tale che non perda tutti i succhi che stanno al suo interno. Perfetto, stiamo scottando la carne, il pesto, andiamo benissimo. Lo facciamo un pochino più cremoso e facciamo così. Vedete, il colore è... Adesso è un pesto ancora un pochino più grezzo. Io quello che voglio fare è farlo ancora più denso, perciò aggiungerò qualche altra foglia. Così, in questo modo. E si aggiunge mano a mano l'olio a filo. Aggiungiamo anche un altro po' di formaggio. Andiamo con l'olio. Via. Ok. Vai, frulliamo tutto. Vai, 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 continua. Mettiamo un po' sale. Il sale nella carne va messo sempre alla fine, perché altrimenti la carne con il sale si asciuga e perde i succhi. Allora, quello che dobbiamo fare noi è, ecco, spostiamoci qui, abbiamo un fuoco più alto, è creare proprio questo shock alla carne e condirla poi solo in ultimo momento, ok? Ok. Eccoci. Il pesto è pronto. Assaggiamo. Quello che consiglio è di salare prima la carne e poi aggiungere il pesto all'interno. Ora quello che farò è lasciare la carne semicotta, non deve cuocere fino in fondo. Però quando andrò ad aggiungere il pesto, essendoci il formaggio all'interno, quello che è importante è condire la carne con il pesto fuori dal fuoco, altrimenti il formaggio fonderebbe, diciamo, filerebbe. E quello non va bene. Ok, adesso andiamo un pochino di sale e pepe sulla carne. Perfetto. Ok, continuiamo la cottura della carne, che deve essere comunque breve. Come vediamo che la carne si è colorata, siamo pronti, ok? Deve rimanere un pochino questo sangue, che ne deriva la tenerezza poi, ok? Allora, sale e pepe l'abbiamo messo. Sì.
qui abbiamo il nostro piatto. Metti, Danilo, un po' di rughetta intorno. Ma la rucola? Qui. E tu, Dušan, vieni e fai un pochino di ravanelli che serviranno per colorare la nostra insalata. Ok, con la carne ci siamo. Vedete che il sangue piano piano sta sparendo. Adesso è il momento di inserire il pesto all'interno. Abbiamo un cucchiaio? Sì. Ok. Allora, come detto prima, fuori dal fuoco. Prego. Fuori dal fuoco andiamo ad aggiungere il pesto. In questo modo. Ecco qui la nostra carne che si condisce e creeremo questa salsina eccezionale che poi condirà tutta la nostra preparazione. Adesso metteremo sul fondo del piatto un pochino di rucola. Benissimo. Ok, adesso in questo modo prendiamo la carne, la adagiamo al centro del piatto. Ecco qui i nostri straccetti, una preparazione semplicissima che però può essere trasformata in mille modi. Ecco qui, abbiamo la carne. Adesso la nostra salsina fantastica che andrà a condire. Eccoci qui. Andiamo a sporcare un pochino il piatto intorno. Ok. Ecco qui i nostri ravanelli che condiranno e daranno la parte croccante. Mettiamo anche un paio di noci per decorare. E quest'altra preparazione, il nostro piatto è pronto. Straccetti di manzo con pestino di rucola e noci brasiliane. Quest'oggi abbiamo preparato queste ricette, io vi ringrazio, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a Dušan e grazie a Danilo che ci hanno accompagnato. Ciao!